Lia dimenticate. Kate Middleton, che combini? L'errore della duchessa sulla bocca di tutti. Da qualche mese ha dato alla luce il suo terzo figlio e nell'ultimo periodo, sul conto di Kate Middleton, ne sono state dette un po' di tutti i colori. È stato detto che sia in crisi con il marito William, anzi, è stato detto proprio che i due abbiano intenzione di divorziare. È stato detto che sia stanca, stufa, depressa e che i sudditi non riescano più a riconoscerla. Sarà di sicuro vero che è stanca, quando si è mamme di tre bambini, anche se si è la duchessa di Cambridge, la stanchezza resta. E non si nega. Certo, Kate avrà tantissimi aiuti, avrà tate, educatrici e chi più ne ha più ne metta. Ma è anche vero che la mamma è lei e il ruolo dell'educazione dei suoi figli spetta a lei, non ad altri. Detto questo, cosa ha combinato stavolta Kate? Perché vi stiamo parlando di lei? Perché poco prima del primo giorno di scuola di George e Charlotte è successo un fatto particolare. Cosa è successo? Anche Kate Middleton, come tutte le mamme del mondo, è alle prese con il rientro a scuola dei figli più grandi. George che ormai ha 5 anni e Charlotte che di anni ne ha 3. Ovviamente Kate si è occupata di fare tutti gli acquisti per il rientro a scuola. Ha comprato tutto ciò che occorre ai suoi bimbi per lavorare bene. Kate non ha dovuto pensare agli abiti, le scuole che frequentano i suoi bimbi prevedono l'uso della divisa quindi lei deve occuparsi solamente delle scarpe. Così ha portato i suoi figli a comprare delle calzature autunnali, adatte alla scuola. Non ha delegato nessuno, ha voluto pensarci lei stessa. Ma qualcosa è andato storto e quando Kate è andata nel negozio ha dimenticato una cosa importante, cioè di portare delle calze per far provare le scarpe ai suoi bimbi e i bimbi indossavano ancora i sandali e Kate è stata costretta a farsi prestare delle calze dal negozio Peter Jones di Londra. Aia. Kate, sei una mamma un po' sbadata e sappilo, hai tutta la nostra stima e tutta la nostra comprensione. Certe cose possono capitare. E le mamme non sono infallibili, si sa, ma nutrono un amore assoluto e totalizzante. Vogliamo perdonare loro qualche errore? Beh, direi proprio di sì e in fondo anche papà William è reduce da una bella gaffe a causa di un regalo per suo figlio George. Al principe è stata donata una maglia del Newcastle United con il suo nome del Royal Baby. Ma visto che il duca di Cambridge è tifoso dell'Aston Villa, quando ha visto il dono ha esclamato, "Che cosa me ne faccio?" Figuraccia alla quale ha cercato di porre rimedio dicendo, è molto bella. Però lo ha fatto troppo tardi.